Che c'è Davide? Mattia ci ritrova, andiamo, dai, non ti preoccupare di Mattia. Sarà una specie di monumento. Somigliano molto a quelle della Zerruola, se vedo, dovrei vederlo da vicino. Le foglie Infatti invece no, assomigliano molto. è quello che dici tu questo. Infatti c'è la Zerruola rossa. No, quello c'è le foglie come aggiungere. Sono È ancora differente, però il sorbo, io sono una persona domestica, dovrebbe essere la stessa cosa, però il sorbo, se non sbaglio, fa un frutto più grande, più nero. Invece questo dovrebbe essere la Zerruola. Si può vedere la vicina di guarda, mi chiamo. Questo è la Zerruola. È una pianta molto rustica. Questa volta l'escursione non uno, ma ben due cagnolini. Eccoli! La nostra amata Kim e la piccola Shani, soprannominata Shining. Dopo tanto tempo Enrico torna. La maglia dell'FC Barcellona, mescolata. E dove l'hai presa? Sei comprata? No. Roba, io non compro indumenti da circa 12 anni. Infatti mi sembrava strano. Questo me l'aveva passato il mio cugino, che era una roba che aveva da. Secondo me sono rimasto abbastanza longilino, invece sono passato. Allora anziché dargli alla carica, ho detto diamogli a sto poraccio. Che... ho fatto una scelta. Di cuore, no, tu. No, io dal punto di vista, perché... infatti la gente non ci crede quando dico che così tanto tempo che un acquisto di abbigliamento, chiaramente, da così tanto tempo. Le tre R: reuse, recycle, usa, ricicla e poi non mi ricordo qual è la terza. Giusto? Qual è la terza? Riusa, ricicla. Vabbè, non verrà in mente. Comunque pure io per alcuni anni non ho praticamente quasi più comprato vestiti e mi hanno sempre
sempre date altre persone. A parte che per anni c'avevo l'abbondanza mia e quindi non avevo anche necessità. Poi sì, è arrivato a un certo punto in cui dico magari dovrei comprarmi una maglietta, così no, è giunto in soccorso. Questa prima tra queste, ma io non comprerei neanche mai una cosa con queste macchiette. Infatti mi sembrava strano. Però dal momento in cui te la trovi, se fosse stata anche di un'altra squadra di calcio non l'avrei neanche messa. Proprio per. Però un bacino non ha detto se mai. Non mi dà fastidio indossare. Registrano tutto, no? Certo. Ma no, anche la voce? Sì. Vabbè, perché? Tanto li vediamo noi questi video. No, perché sennò non mi lascio andare a queste confidenze intime di abbigliamento. Pensavo che l'avevi capito, allora. No. Vabbè. Pensavo fosse acceso solo il. Il filmato. No. Completo, un filmino okay. Completo. No, questa comunque l'ho comprata all'ultimo emporio del. Scherzo. Con l'abbonamento al No Camp di Barcellona. Mi faccio le trasferte settimanalmente, prendo l'aereo da Milano a Barcellona. Ho partecipato attivamente. La lotta per l'indipendenza catalana. Mm-hmm. Basta. Beh, mi sembra già molto. No, diciamo che il popolo catalano non si riconosce in questa Spagna. Di conseguenza chiede all'Europa la sua indipendenza. Poi ci sono problemi burocratici da affrontare. Cosciani che si rotola. Sì, questo è tutto a zeruolo tutta la vita. La zeruolo? Sì. Questo è zeruolo. Un colore bellissimo. Ma lì lo vedi meglio, fa più la macchia. Mm-hmm. Perché non ci entro. No, ho ritieni, però dopo ti tocca più dovresti guardarmi in questo. Ci abbiamo provato, però siccome questi sono lunghi, scendono e poi dopo gli danno fastidio sui polpacci. Siamo qua. Quanto è felice! È felicissima! Sì, lei in montagna rinasce proprio. Che poi se noti c'ha ancora le zambette non sono fangarie, perché ieri le abbiamo portate in montagna e c'erano tutte pozzanghere di fango, lei là dentro. bene, si devono sporcare i cani. A me poi mi piace troppo quando si sporca tutta. Che fa il cane. E poi sai, quando andiamo in montagna tutti che la guardano fanno, ma poverina, ma ce la fa, perché. Attende tu quando pensi ai pincher, pensi al cagnolino dentro l'appartamento. Questo è un trattore, è proprio un trattore. L'unica volta che non ce l'ho fatta è stata un mese fa, che ha preso l'insolazione. Ma solo perché faceva veramente caldo, perché se no qualsiasi vetta gli abbiamo fatto fare le ha fatte tutte.
anche le Rosciani? Stella, una paradona della mamma, sì. A me sembra che ride. Sì. Ride proprio. Contentissimo di stare in montagna. Poi considera, lei si è fatta due settimane in montagna. Perché è venuta con noi su. Poi quando siamo ritornati qua, noi ogni giorno l'abbiamo portata in montagna. Quindi proprio... Ora vedrai la depressione quando torniamo a lavorare, amici. Imbrocata, stella. Ma bravo, almeno ha vissuto. Sì, si è sfogata tanto. Si è sfogata. Ah, piccola torottola. Cippa. Riprendiamo tutte le pipì di Shani. Ogni volta che si ferma la riprendo, ma sta facendo la pipì. Sì, ma ne fa in continuazione perché lei c'è sta questa di segno al territorio. Vuoi un crocchino? Shani, ora che ti do? Dai, metti di giù. Dai, eccoci qua. Bravo. Ci cade una metà, però vabbè. Solo che dopo ecco in città non ti bozza perché lei al guinzaglio non è proprio esemplare, cioè la parte in giro che sta a me ecco è sto sempre in ansia, abbaia di continuo, il minimo rumore, cioè una volta ha strillato perché uno messo il cavalletto di una bicicletta, sai il rumore, ton, sì, cominciato a abbaiare non lo finiva più. Non è per lei la città. No. Infatti adesso siamo a vivere a Coraiva, ogni tanto andiamo in campagna, vero patata? Ci sta pure di Alessandra in campagna. L'altra volta lei stava in campagna a cavare le cipolle e lei faceva la coppia di cipolle. Va bene. Ha detto, forse te le prendi tutta l'inciampo. Quando rimane in famiglia. Perché poi te l'aveva... Ah, perché noi stavamo... Andando al matrimonio, mi sa? Sì, al matrimonio. La macchina. Shani, vieni un po' qui. Vieni qui, patata. Eccola. Vieni qui. Vieni qui. Si sono create delle situazioni di gruppi che non so che cosa andavano combinando. Poi c'era un allarme che suonava di continuo e poi per finire quindi sono capiti da risecchi. Non so come resisti. Quindi è passato una notte un po' più. Che poi ieri a me. Paola tanto carina, ma io ho fatto Paola, come mai io vuoi dormire sul divano? Ho fatto perché io ho messo un po'. Tesoro. Gli ho fatto, guarda che io stavolta c'ho i tappi. Ah ok! Gli ho fatto dai tranquilla che io stavolta c'ho i tappi. Non ti sento. Secondo me neanche arrossato stavolta, lo sì, sai? Sì, un po' arrossato. Ah. Io un po' quei tappi quando mi sono svegliata in maniera molto di sottofondo l'ho sentita, però. Non c'è paragone, però lei che è carina proprio, no, perché sai, io russo un pochino. Mi ha fatto guarda che io pensavo che dovessi dormire sul divano perché avevi mal di schiena o altro, se non dormi per questo tranquilla perché io ho i tappi. Quindi... ok. Poi Porella mi ha detto che non ha neanche tanto dormire. Forse è per questo che ha russato poco. Perché ha dormito poco.
ha detto che non so perché non sono riuscita a dormire tanto stanotte. Andato. Ah, ce l'ho fatta. Movimento con la placca così proprio. Tutti gli esercizi buoni. Che bello qui. Questo è spettacolare. Davide, non mi dà soddisfazione il fatto di dirti che montagna è in c'è, e mi comincia a fare allora quella è perché non fa tutto. Ne so più o meno, ma però questa. Ah! No. Oh, botta! Questa parte qui dei Sibillini ci vengo raramente, cioè questa veramente è la seconda volta che ci vengo. Però è molto bella. Sì. Solo che ci vuole troppo per arrivare. Non finiva più il viaggio. Mm. E poi c'era pure un altro tragitto bello da Mandola. Dal Monte Mandola, quello che abbiamo fatto l'altra volta. Poi sai che l'altra volta siamo andati a sinistra. Invece se vai a destra ti ricongiungi qua. E quella cosetta lì dovrebbe essere il suo berro. La punta più alta. Sì. Però ora stiamo facendo un altro giro. Io penso che ora stiamo facendo quello che avremmo dovuto fare al ritorno. Perché era un anello. Cavolo, pensare che a pochi chilometri così succedono queste cose era devastante dal punto di vista psicologico, però appunto tu tra l'altro come dico l'indifferenza di tutto il resto del mondo. Quindi è una cosa per me appunto a tavolino, anche il fatto che quello che si è riconosciuto per me di Genova, ragazzi, questi 2 anni sono stati messi in piena, è ovvio che ci deve stare un po' di caschi di grandi, di rinomi, è successo? L'hai messo nel cappello? Ma non sul collo. Ma la volevo togliere dal collo? No, si è impigliata in mezzo al cappello.
ti devi dare il cappello. Ce la fai? Aspetta che mi sia. Ma si sgancia questo? Sì. Aspetta, dai. Facciamo uno. Ecco. Grazie. Come hai fatto? È impossibile. È un'altra cosa il cappello. Porca miseria, c'è un'altra cosa. Infatti sì, lo devo portare sempre. Il cacciatore di Pokémon. Vediamo se troviamo qualche Pokémon in giro. Ce ne stanno due. Ce ne stanno due, uno grosso e uno più piccolo. Eh sì. Oh, ero riuscita a ritornare prima con questa cosa del della collana che mi si è impigliata. Sto di nuovo ultima. Ciao, G. Beh, così. Si trova difficile, no? Bisogna leggere un po' il giro, poi nell'applicazione scopri il discorso di disorientamento, probabilmente non sono un testo medesimo, in cui sono le problematiche del dislessico e cercare di fare quest'ottica. Quindi comprende tante altre sfere di persone. I psicologi dicono che è un fatto emotivo, invece anche lei ci sono che dentro un po' troppo coprendo. Io infatti non ho scritto per niente. Copri troppo? Di solito stai sempre sbagliando. Va meglio, perché il fatto che c'è comunque il vento fresco. Beh, però quando sudi, no? L'acqua. Sì, grazie. Sì. Veramente bello. Però
bel po' non può essere. Dove deve essere? Forse è stato un po'. Non so qual è. Ma è tipo pendente, cioè com'è? Praticamente tu sai come si può ragionare, devi avere il numero, non te lo dico quello. Quella aspettava, se c'era una macchinetta che voleva fare, non mi scappava, c'è cioè, l'hai vista, stava ferma, tranquilla. Io non me ne aspettavo che mi ripicava niente le zone. Ecco una tipo di truccione, però è grossa come una ghiandata. Porca miseria, che meraviglia. Questa non l'ho vista mai truccione. Guarda, gli uccisi sono dei tanti, io andavo a prendere la strada che da anni casa sale sulla torretta bianca, prende un braccio. Sì, là è vero che c'è quella parete con tutti i buchetti. Quella c'è stata di fatto che c'è, cioè, quando io guardo. Sì, sei in mezzo. Infatti io fino al
Allora era tutto presente. Io me lo immaginavo molto più avventuroso, rude, spartano. Sì, no, sì, sì. Ormai ci stanno milioni di persone che lo fanno, quindi si sono organizzati. Molto spesso anche io già mi ero fatto tutto, quando ho letto l'informazione ho già fatto mentalmente. Col peso che deve essere un corso, se non sbaglio,
Ci sono altre cose. Sarà solo l'inizio dell'escursione. Sì, però noi siamo partiti dalla fine. Perché ci piace questo. Una volta sola successo. Da fare escursione e il caldo. La bella contadina. Ci siete? Bene. Poi il fatto che sto iniziando a capire come potrei sfruttare un certo tipo di energia per usarlo, però allo stesso tempo non bisogna perdere la percezione, perché se poi impari a magari usarle e poi ti perdi magari la parte più spontanea, o no? No, dico, però c'è la possibilità. Cioè devi starci sempre proponendo per te. Sì, dopo quando cresce non mi fanno vedere. No. Senti, ma faccio in tempo a prendere un caffè proprio. Eh? Sì. Faccio un caffè.
mangiato, mangiato. Sì, sì, no, che ho mangiato. Ma madre, ma questo. Che devo dire? Vabbè, voi prendete il caffè? Perché voi non lo dovete parlare? Allora vado solo io. Cioè, dice che un bastone tedesco è un bastone male in mano. Per dire, quindi... Questo punto è la monnezza. No, guarda come ti sei concia. Niente, yeah, adesso la gioco troppo in casa. No, vabbè. Ah, ma quanti sono? Sono i pulci? Sono i pulci? Sono i Ma sono di qui? Sono di qui? All'aglio, al pepe e alla patria. Questo è all'aglio? No, un all'aglio e un al pepe, non so quello che è capitato. Noi abbiamo riportato dall'Alto Adige il formaggio catturato in montagna. Come ce lo mangiamo? Ci sta l'acqua qui? Ma lo so. Io? Beh sì, l'avevi preso tu, no? Da Loredana. Sì, babbo. È mio padre. Ma non hanno babbo. Io però penso che era il nome, lo chiamavo quindi papà. No. Allora, fai tu gli onori, va. Nonno babbo. Nonno babbo. Vedi, vedi, come si chiama. Nonno babbo. Dopo non hai chiamato babbo. No, per mostra, non lo dico. No, non è babbo. Nonno babbo. Dove erano? Di Napoli. Sì. Per cui anche a Napoli si andava a babbo. Io sono in Toscana. Sì, iniziale. Poi mio nonno era tra l'altro con Emilia Romagna. Faccia fuoco! Cioè, prima si usava più babbo. Io so che però di famiglia babbo era offesa. Ah sì, beh, si dice anche a Roma. Poi non va giù, ha detto. Infatti c'è un mio amico, non chiediamo delle cose. No, non chiediamo, andiamo. Era trasferito. Loro forse se ne prendo con questi ragazzi. Guarda qui. No, se qualcuno se lo tiene l'anno e nel frattempo qualcuno sta sull'acero, che volevo dire, il babbo deriva dal latino comunque. Cioè, effettivamente nella nostra tradizione è babbo, il babà è un francesista, io e mamma. Ma questo tremo? Quelle dall'aereo. Il termine giusto era babbo e proprio no, ci stavo io in mano, ma... Che dico, io c'avevo quattro dette, perché io c'avevo quindi libro che c'avevo in viaggio. Che si trasferiva quando ti ha fatto mamma, ma perché non è stato uno papà di scena veramente bello. E poi
prima di partire avevamo letto sulla guida, diceva quando dovete comprare venite in quota, andate direttamente con a comprare loro, ma se non li pagate poi per loro è un costo, un po' di denaro, tutte pietre su sopra. Qua un pezzo di formaggio pure abbiamo riportato verso noi, e voi? Tutti formaggi. Chiaramente non sono d'accordo che fosse una bottonata, no, questi li abbiamo trovati 3 giorni fa, li stiamo tenendo qua perché domani viene sul pastore con greggio e se li porta via, allora stiamo cercando di tenerli, sì sì, no no, se li porta lui, è già venuto a vederli ieri, se li portiamo via noi? Li volete tutti e tre voi? Sapete che i pegni sono grossi, questi non restano così, sono ibridi di mare in mare. Sono solo noi, esatto. No, no, Mattia, prendiamo un po' Mattia, un po' di formaggio. Casomai al ritorno, salvano il grezzo e ci rimane. C'è un pezzetto, me lo prendo. Questori non stanno qua, li prendono, li spruzzano, li fermano, li su per sé con il cuore. Questi li trattano come degli esseri umani, No, ma prima infatti li devi di tipo seduta. Prima si ferma, se no ti ha... L'anno scorso un microso con un bel codi e non ricordo cosa, che era dei pastori, che lavoro lo fanno un bel codi e pastori. Con la luna di guardia, senza niente, un bel codi. Mi dico in greggia. Abbiamo tutto qualche settimana che abbiamo una signora. Chi è arrivato? Comunque si avanza e poi facciamo il Se no guarda, se li vogliono portare via loro. In teoria di là. La gola dell'invernaccio. Cosa che vuoi? Di là? Mi ammazza. Motivo per cui perché stavano lì? C'era la letta, stringi. Perché stavano lì? Aspettativo? No, no, lui che ha messo la se tu ne vuoi poi. Pensavo di me. No, no, non devo dire. Secondo me sì. Cioè, se c'è la mangiata sono vicino. Lori, sei bellissimo. Questo cuccio. Va bene. Piace? Allora, tanto, vediamo. Non lo portano loro? Allora, dovrebbero venire i pastori che se li piglia, però i pastori li ammazza. Loro ne prendono 2, questi nostri sono 3. Secondo me non ho visto niente, nessuno, me li portate via. No, se vuoi lo puoi pure discendere. Il problema è... No, non è che li vogliamo, noi non sappiamo dove metterli, è per non lasciarli qui. È solo questo. Vabbè, ok, però se li portate via poi che fine fanno? No, ma questo perché è malato, intanto lo portiamo dal veterinario. Proviamo qualcosa per lui. Tu dici non è malato? No, questo gli fai il vaccino, la sterminando sta a posto. Ah, allora Mattia dice che non è malato, deve prendere solo sterminando. È debole perché è già 3 mesi, come fa? Ma già hai provato a dare qualcosa da mangiare? A parte materiali da produrre dal punto di vista grafico, è tutta quanta organizzazione, quindi anche... Ah, ok. Paolo. Sentire gli speaker, altre cose, i partner, eccetera, eccetera. Quindi da me si fa sbloccare proprio. Ovviamente poi a parte questo qui dobbiamo vedere tutti quanti gli altri lavori che ci portano attenzione, cioè, che facciamo per noi.
Ovunque nel mondo puoi organizzare questo tipo di evento. C'è un modo appunto che parla di disabilità. Principalmente sul web, ma non solo. E ogni anno la montagna. Quest'anno era di Santo Giulio. Immagino di contatti anche che abbiamo poco per lì per lì. Poi ogni anno è veramente un'ammazzata. Perché poi ci sono sempre adulti a fare le cose, così. Sempre, sempre, ma l'affetto perché... Poi tre giorni che stiamo tutti lì, sia per l'investimento che per la gestione, pure diciamo come staff. Poi io non è che amo particolarmente partecipare a questi due eventi, quindi per me è interessantissimo, credo. Cioè, diciamo che io tendo a stare nella regia, mi faccio spegnare un po' di emozioni e tutto. È un grafico che mi parlate. C'hai rasta? Porca miseria, porato. È un po' sporco. Ci sta un po'. Come? Sì. Ah, forse il baffone sta qua. Capito? Vieni qui. Prima. Buona giornata anche a te. Salve. Porca miseria, grazie. Ci credo. Guarda, ho effettivamente giocato veramente. Mi metto troppo felice. No, questo non è.
stanno i cani che vanno sulle pecore, fanno un casino. No, però guarda, una volta stavamo a leggere, il credo del parco è solo su tre tipi di percorsi, tra cui uno è quello che ti porta al vettore e l'ago di Pilare. Quello sì, perché c'è l'ago qua su e l'ago su stanno i camocci. Invece qui, dove non c'è il divieto, dove c'è scritto zona A, che è il divieto, quindi il cane lo puoi portare ma deve stare in taglio. Sì, io non so. Porto l'acquaglia che non mangia da 2 mesi, allora... No, ma c'è una legge, la maggior parte dei cani però... Non ho fatto quello di niente. Sì, vabbè, sì, c'è quell'altro cane, l'hanno sbagliato, capito? Perché ci stanno delle regole aziendali un po' particolari, nel senso che... Ciotto io non l'avevo preso. Oh, il primo pastore italiano. Bello. Cioè, tipo lo sanno ma non possono ancora dirglielo. Tengo sulle spine. No, no, però sai com'è a vedere questi lavori presunto, poi non li devo pensare. Io lo farò benissimo. Mamma Loredana. Thank you.
fuori. Ce l'hai? No. Ce l'hai? No, ma no, perché ci possono stare camosci. Apprezzatissimo, penso. Ma questo lo comprai 15 anni fa. Allunga tanto? Sì. È piccolino, non è un granché. 30x60. Non è quello. Come la macchina? 30x60 questo? No, 30x40. No, per 60. Non c'è scritto, 30x. Mattia, sicuro non c'è sete, vedi? Era da bere quasi minuti fa. No, ma è che fanno di caldo. Ci sei in mezzo all'erba qui? No, si sta asciugando. Ah, sta asciugando. Oh, basta un po' voi due. Beh, proprio qua dovete fare la masciata. Andiamo da me. Para Kim che vuole giocare, mascioni. Ma aspettavo più il contrario in realtà, che lasciami andare un po' di strada. Mani, ora è modo giocherellona, vedi? Sei stancata. Vai Kim, aspetta. Kim, qua, dai. Non è giocherellona con i cani, no. È più con le persone lei. I cani. Mamma. Qua, bella mia. Proprio perché ci ha litigato e i bambini quando sono morti, uno però mi ha fatto così. Ma tu devi giocare pure un po' con gli altri, sciapa. Posso dare un'occhiata? No. Ancora
anni ha saputo di Claudio. Sarebbe una cresta che c'è. Lo fa? Questa qui di fronte? Questa di fronte? La strada continua, ma sarebbe bella fassa tutta. Vabbè, quella lì che abbiamo preso prima. Ma chi, dove finisce la strada? Ma questa è gira, mi sa. Dove va? Quella là diventa, non credo. Quella là. Però dove va a finire? Allora, siamo l'Aster Monte Bove. Quella diventa? Quella. Ah, cioè, quella che è presa. Secondo me riporta proprio un altro posto abitato, no? Che poi discende da qualche altra parte o finisce in mezzo ai monti. Quella mi sa che va verso Ustica. Però Ustica sta di là. No, Ustica sta giù, Frondignano. Frondignano sta. Hai visto dove stanno gli impianti? Quelli sono gli impianti di Ustica. Ah no, no, sai, là c'era scritto Bolognola, forse porta. No, questo. Bolognola è di qua. Quello non è che fa tutto il giro all'intorno e ridiscende a Bolognola. Sì, questo. Perché c'era scritto il cartello. Sì, è vero, quella porta a Bolognola. Ma noi la potevamo prendere con le macchine questa, no? Sì, in teoria al Farnio ci si arriva con le macchine. Sì, ci stavano. Sì. Sì, però la cosa, cioè, allora di solito chi arriva qua con la macchina è perché è quelli che partono dal Farnio per andare alla Priora. Allora quel percorso che avevo visto io, mi sa che si doveva fare tutto con la macchina fino a là, Fonte dell'Aquila. Non so, dove sta Fonte dell'Aquila io? Devo andare là. Perché praticamente tu parcheggi al Farnio, no, e ti fai la Priora, poi ci sta Pizzo Berro, che è bellissimo. Berro, Priora, sì, Pizzo Tre Vescovi pure, è tutto un anello che ti puoi fare e poi riscendi e quindi ha senso parcheggiare lì perché comunque ti risparmi un paio d'ore. Se no fai il trekking che da Pintura arrivi qua e, oppure da Bolognola. Arrivi qua, ma e Bolognola, c'è un sentiero qua sotto. Noi siamo partiti da sotto. Pintura. Bolognola sta sotto Pintura. Perché là ci stava pure l'area di dove ci tenevano i camosci che dovevano liberare ogni tanto. Però quella è più la zona di là, verso il Monte Bove. Però diceva Bolognola. Allora, i camosci hanno liberati sul Bove. Esatto. L'hanno liberati. Però quelli che c'avevano in cattività li tenevano a Bolognola. Ah sì, ci sta. Sul sentiero che ho detto io ci partiva. E ti rimaneva sulla destra l'area di introduzione, quella recintata. Sì. Non so se ci intendo. E poi si affacciava, il percorso era misto a bosco e zone aperte. Però non era questo. Se no, quella strada che abbiamo fatto Roberto, ti ricordi l'altra volta dal laghetto della Sibilla, quella strada serrata, quella se la continui arrivi lì sotto. Ah, Priora. No, arrivi sotto al Bove. Quella strada dall'infernaccio, c'è ma una che strada. Quella sorgente del Tenna? Quella, no, quella a sinistra. Quella sorgente del Tenna sta dall'altra parte. No. È quella? Quella. Ah, ok. Ma quella è bloccata a dove sta. Quando arrivi dopo un'oretta di cammino. No, ah, io non ci sono arrivata un'oretta. Ma l'abbiamo fatto di più noi. Noi abbiamo fatto più di un'ora? Sì. E allora sarà scritto. No, la strada è riaperta, Mattia, ci stanno i mezzi. No, mi sa che non ci sta proprio la strada, dicevo. No, ci sta, voglia. Che scherzi, sì, Mattia. Quella, noi quella l'anno proprio volta abbiamo fatto quasi un'ora dopo il laghetto. Esatto. Praticamente passi dentro a sinistra della Valle dell'Infernaccio, quella passa. Perché a sinistra scendi dove dicevo, è sorgente del Tenna. E a destra sali per l'eremo di San Leonardo. Esatto. Esatto. Proseguendo dritto. Proseguendo per la sorgente del Tenna, tu arrivi a un punto quando devi svalicare per il Monte Bove, che si chiama Passo Cattivo. E quello fino a un po' di tempo fa era chiuso per il terremoto, però adesso è di nuovo agibile perché c'è andata una mia amica a cavallo. Là ci sta, un pontalino con una casa. Io non l'ho fatta tutta, io ho fatto cavallo, un pezzo, fatta. Quindi. No, io non l'ho fatta a casa. Sai chi c'è andata? Laura. Sai Laura, l'amica di Martina? Laura Marozzi l'altra volta mi ha chiamato per dirmi: tu sei andata a Passo Cattivo quest'anno perché io ci voglio andare col cavallo. Gli ho detto: guarda, io a Passo Cattivo non ci sono proprio andata mai. Perché è un sentiero, quello lì che parte dall'Infernaccio, che l'ho sempre iniziato ma non l'ho mai finito per diversi motivi. Quindi, però lei poi mi ha detto che loro se lo sono fatti a cavallo. È quella perché è facile. Ah, non io non ti so dire. Allora anche perché. Oppure se no si fa la finale di San Leonardo e poi ti arrampichi dalla Priora, arriva qua.
però è tosta. A destra vai. È quando Shani si è sentita male. A destra vai alle cascate. Alle cascate, a sinistra vai alla Priora. Esatto. Però è lunghissimo da lì, il dislivello è molto alto, poi è tosta perché tutta è esposta. Cioè la devi fare in una giornata così, nuvolosa. Se la fai al sole come abbiamo fatto noi, schiatti. Dall'eremo di San Leonardo arrivare alla vetta della Priora. Comunque un ammazzato. Ma quella arrivare che fin ti qua... spacca le gambe perché è dritta per dritta. Tutta dritta per dritta. Arrivare fin qua è un'ammazzatissima proprio. Allora. Sì, sì, sì. Quella. E quindi c'era. Ah, ho capito, c'era violetto, blu. E poi dopo c'era. No, il violetto era al violetto al ciclamino, sì, scusa, sì, esatto, inizia, sì. Primo, poi il blu, poi blu, c'era la. Il marrone e l'arancione. Ho invertito, c'era esatto. Prima arancione e poi marrone. Esatto, e poi dopo c'era giallo e rosso e poi c'era verde e viola. Oh, bravissimo, allora. Esatto, anche infatti. Sì, sì, la strada che abbiamo, ce l'abbiamo fatta. Le quattro stazioni ai centrali. Una era la prigione. No, no, le quattro stazioni erano centrali, invece agli angoli c'era la prigione, il via, c'era il ritorno al via o non mi ricordo, ritorna. E poi c'erano altre due cose che non mi ricordo. Due cose, non so, c'era il via da un lato e dall'altro la prigione. Che infatti c'era la cosa. Ma in prigione ritorna al via senza passare, no, ritorna. No, era vai in prigione senza passare dal via, perché ogni volta che passavi dal via ti davano i soldi. Invece se ti diceva vai in prigione senza passare dal via non prendevi i soldi. Sai che non mi ricordo, praticamente agli intitolati cosa c'era? Energie elettriche e acqua no, erano. No, quelle stavano le stazioni ferroviarie. Molto energia elettrica. No, gli aeroporti no. Quello parliamo del primo, nella prima versione. No, gli aeroporti. Bella di pizza La prima versione c'era solo. Sono appunto queste quattro stazioni, est, ost, l'energia elettrica c'era. L'energia elettrica, acqua potabile. Non mi ricordo gli angoli. Chi è questo raggiolino? Questo è Montenegro. No, amore, è andato un bacio in bocca. Abbiamo di fronte Montenegro. Dopo il Monopoli, il Lopone, il Trabono, il Trese, ah, Risico, bellissimo. Poi c'è un altro ancora più bello che si chiama Asse Alleanza. Puoi scegliere se essere appunto forza dell'Asse o della Triplice Alleanza. E diciamo che Risico alla fine tante cose sono ridotte a caso, come ti dice anche i dati, mentre lì c'è molta più strategia perché c'è anche più armato, quindi ho giocato solo una volta che vedi lo prendi con la riga, poi la prendi da strategico. No, strategico no. Vabbè, non so, sono due eserciti, sono delle pedine, c'è una tavola come fosse una scacchiera, anche se è disegnata in maniera che sono cioè, ma è lunga. E poi praticamente ogni esercito, rosso e blu, cioè disegnato sì, dalla parte che vedi solo tu, la figura gerarchica militante, la spia che batte il generale, il generale che lo vuole più tutti, c'è il colonnello, eccetera, eccetera. Ah, e poi tu devi muovere. No, non andiamo a... Non sappiamo sui tre vescovi, andiamo... Ogni grado ha una sua caratteristica, per cui tanto l'esploratore si può muovere sì. Tantissimo, sì. Rosso, però... Lo scopo che è prendere la bandiera dell'avversario, la bandiera dei metri conti. O difesa, arroccata, oppure anche magari in maniera... Penso che un po' meglio. Un quarto d'ora? Manco un quarto d'ora. Si deve dormire, no? Di minore superiore in genere. Ah, quarto d'ora. Non c'è un avendo più comodo. Con la spia perdeva contro tutti. No, sai che ne faccio. Dai, Alessà, un quarto d'ora si arriva. Un quarto d'ora accadendo. E poi era parità. Era vincere chi dichiarava con quella mancia di qualcosa. Quindi era di cibo. Il sì, quindi vabbè, quindi attacco, c'è di particolare valore chi attacca. Capisci tra queste due c'è l'altro. No, era così la però a parte la luna piena non lo so l'ambro io non c'è una carità che è il contrario sì. Botte, eh? Di risico no? Prova prendere il formaggio un bocchia che l'ha visto mi ha portato via due pezzetti di carne quella là gli stai per dare da mangiare? No, la stava a la stava a carezzare così. Ah, quello è sottrande. Guarda, ma è morto, non mi aspettavo così forte. Quelle in America stanno con gli alligatori, hanno carattere.
Qua due segni ma profondi, la pelle era ripiegata in mezzo a così. Stavano le diverse. No, qua era sangue, sì, sangue, sì. Questa sì. Di questa puzza qua. Vabbè, non è così. Staranno benissimo, quelle due. Che cagnolini. Le tartarughe. Ah, Vabbè, no, però. Sono quelli piccoli che non sono. Dove sono i laghi? Con quelle là non la vanno a prendere. No, quelle più grandi. Ci staranno, penso. Quelle. Quelle. Di terra. I pesci che ci stanno. L'acqua dolce. Tutto quello che ci sta. Ah, eccolo. Mi piace. Tra loro non si mangia. Poi dopo lo state perché si era bucata la vasca, quella grande. Sono veramente tante. Chissà chi gli dà la mangiare. Gli devi levare il sasso. Sicuro. Quello è, tutto quello che cade in acqua lo mangio. Ma che io sì, quando mi morivano i canarini io ce l'avevo, gli davo a lei, gli davo. I pesci, poi all'inizio stavano i pesci rossi. Erano pure grossi. Questo non si mangia mica. Non è questo, non mangia. Devo girare in casa per la gioia di mamma. Magari quando sono riuscite. No, no, è proprio... Così loro, ma... Se no, non credo che fanno nello, però... No, proprio l'antitesi, mamma. Si può... Babbo animali, mamma di cosa. Va di retro. Ma siccome invece tanti vanno a guardare la voliera, quelle non strane, dalle valli, poi guardate, ma sono più vicino. A me piace, no, no, infatti... adesso come adesso si mangia un po' di mangiare proprio sia la terra. Poi avevo un campo sui cani. Il campo più bello. E i cani mi sa non vanno d'accordo con le tartarughe. Vabbè, penso che le tartarughe non vanno d'accordo con nessun altro animale. Lui è stato un po' tonto un paio d'ore e poi... Ieri ho visto un filmato di uno che ci andava a scosso per la città. Vedi il marrone chiaro, l'hai vista? No, è in città ci andavi in giro, col zaglio. Non era proprio un zaglio, in modo, ma camminava a fianco da sola, giusto per direzionare. Sì, proprio sempre, la rega quando ero piccola io... Andiamo avanti, tre vescovi e saliamo. Non vuoi vedere tre pesche? Perché poi l'ha insegnato a me che a me piaceva. Ci sta pure la croce. Ma che è questo mucchietto di terra? Ragazzi, no, sui tre pesche bisogna andarci perché ci sta la croce. Ci siamo. Qui l'avevo vista prima, dai, altri tre pesche li prendiamo. Ho sottovalutato. Sta più circolazione. Sì. Iniziare a preoccupare, vi faccio vedere un po'. Alla fine circolazione per un po', non so, certo. Io negli anni
sarà brava lei, eh? Perché su Facebook non trovo di meno. Questa che è più stabile. Sì, aspetta. Ma sì, questa. No, esatto. No, praticamente così fa, praticamente così fa e si va. Però se tu così sentirò. No, quella cosa non c'è. Comunque questa è la peora, perché questo saremmo sbucati da qui. Eccola! No, ma non si allontana mai più di tanto. Dai ragazzi, facciamo un po' la foto. Dai Mattia, vieni qua, in primo piano. In primo piano. Oh, così è fantastica. Posizione da mare. Su, che devo trovare la posizione. Come ci mettiamo? Per basso, dal basso verso... Se la punti là, in qualche modo, su questo. E invece... forse là è più alto. Ci mettiamo in zaino. Arma, abbiamo trovato la tasca. Non c'è più una prima, una seconda. Però davvero ci si vede. E la croce non viene tutta, più indietro. Ok. No. Aspetta. No, così. Oh, aspetta. Ecco, così. Dai, così.